è un ambiente molto familiare, molto aperto, senza più barriere architettoniche che ostacolano il rapporto e il dialogo con la nostra clientela e con la nostra impresa. Un nuovo modello di filiale, quello che UBI Banca lancia da Arezzo in via Alessandro Dal Borro, locali completamente rinnovati, open space e soprattutto il dialogo tra canale tradizionale e digitalizzazione. Il canale tradizionale rimane quello principe per la fase di consulenza, quindi ascoltare i bisogni, trovare soluzioni ai bisogni, sia le famiglie sia le imprese, la necessità è quella sia di competenza sia di contatto umano. Una parte delle operazioni invece, che è la parte pura transazionale, oggi guardiamo che viene sempre di più fatta sia tramite le app sia tramite il web, e oggi all'interno dei nostri locali ci sono dei robot molto sofisticati che permettono al cliente di avere i primi approcci consulenziali ma anche di espletare tutte le operazioni classiche come i versamenti, i bonifici, i pagamenti MAV, vedere le nostre migliori offerte in tema di condizioni, sui mutui, sui prestiti. Sono due mondi, trovo, che si integrano perfettamente perché liberano spazio e tempo per i nostri colleghi per poter offrire la migliore consulenza possibile. La banca del futuro è già presente? Sì, la banca del futuro è integrazione tra i due canali. Non credo ad un modello senza filiale, la filiale rimane il baricentro dell'incontro della nostra clientela, ma credo anche che una parte delle operazioni oggi di banking hanno troppo, forse un po' troppo poco, e sono puri servizi che possono essere anche fatti tramite le nuove tecnologie.